forse non tutti sanno che nella Campagna romana, precisamente presso Tivoli e più precisamente vicino a Poli, c'è un ponte segreto. Alcuni lo chiamano Ponte Lupo. È un ponte enorme che faceva anche da diga. È alto 30 metri ed è almeno una ventina di metri di spessore. Si dice che un bel giorno, secondo la leggenda, il Barberini incontrò una strega che gli disse: «Questo ponte è grande, tanto è fatato, e chi lo cercherà non lo troverà». Così, da allora, quella gigantesca e monumentale opera costruita dagli antichi romani come punto importante di snodo degli acquedotti, iniziò a prendere lo strano vizio di scomparire. Gli abitanti della vicina Poli, infatti, che erano soliti passare di là, non poche volte si smarrivano perché non trovavano più il solito percorso. Magicamente sparito, scomparso, nel nulla, non c'era più. E siccome l'incantesimo durò per molti secoli, fino a oggi addirittura, il ponte venne abbandonato e poi dimenticato. Infatti giace, abbandonato e dimenticato, in mezzo al nulla, in mezzo a un'immensa vallata verde, fatta di alberi, e questo corso d'acqua che oggi è secco praticamente. Nel romanticismo, gli artisti del Grand Tour, anzi precisamente un artista del Grand Tour, un artista tedesco di nome Franz Pfor, gli fece visita e evidentemente si mise a ritrarlo. Infatti c'è un quadro che adesso vi mostro. A confermare la leggenda del ponte stregato è la coincidenza che questo Franz Pfor, proprio nel suo soggiorno laziale, morì di tubercolosi alla tenera età di 24 anni. Che strano. Ritrasse il ponte e poi morì. Ad ogni modo, il ponte si presenta ancora oggi abbandonato e di non facile raggiungimento. Quindi se volete raggiungerlo, preparatevi a sfidare. Il bosco è un pendio per nulla agevole. E chissà che lo spirito della strega che lo abita non si diverta a farlo scomparire proprio quando siete andati a cercarlo.